Biden e l'Europa, dall'incontro di Bruxelles un'intesa ritrovata, stoppa la guerra dei dazi, domani a Ginevra il vertice USA-Russia. Conte, reddito di cittadinanza, misura che rivendico per il movimento Nuova Piattaforma Online, Letta insieme per arginare destre. Berlusconi spinge per il partito unico del centrodestra, la Lega, lavoriamo per unire, il sindaco di Verona Sboarina passa a Fratelli d'Italia. Variante Delta, nel Regno Unito una ricerca rassicura con la seconda dose AstraZeneca efficace, il ceppo indiano preoccupa anche noi. Eriksen pubblica una foto, sto bene, grazie a tutti, questa sera Francia-Germania su Rai 1, azzurri verso la sfida con la Svizzera. Al via domani gli esami di maturità per oltre 500.000 studenti, cambiano le prove ma attese e timori sono gli stessi di sempre. Moby Dick in Liguria, un raro esemplare di capodoglio bianco torna da anni nel mare di Sanremo, per gli esperti sarebbe ghiotto di un calamaro che vive in quelle acque. Buonasera dal TG1, dopo G7 vertice NATO, oggi è stato il giorno del vertice Europa-Stati Uniti a Bruxelles, confronto tra Biden e i leader dell'Unione, von der Leyen e Michel, svolta nelle relazioni commerciali tra le due sponde dell'Atlantico che archiviano la guerra dei dazi dell'era Trump con una tregua sul caso Boeing Airbus. E ancora una volta lo sguardo è rivolto a Cina e Russia. Il servizio d'apertura è del nostro corrispondente Gabino Moretti. Insieme Europa e Stati Uniti rappresentano 800 milioni di persone unite dagli stessi valori di democrazia.